abbiamo deciso di occupare il teatro e lo faremo ad oltranza fino a quando non avremo risposte certe. Non mollano la presa i manifestanti che ieri hanno prima bloccato vie e piazze di Lamezia Terme e poi hanno forzato l'entrata del Teatro Grandinetti, iniziando una forma di occupazione che è proseguita per tutta la notte ed è tuttora in corso. A protestare circa 15 scuole di danza a cui il Comune aveva concesso il teatro per i saggi di fine anno, ritirando dopo poche ore la parola data. Il saggio la mia scuola lo deve fare domenica, giorno 10. Alle 12 tutto a posto, io infatti ho fatto i bonifici. Ho pagato tutto, alle 2:30 è arrivata la notizia che non ci davano più il teatro, è una vergogna. Giorno 10 è giusto che io faccia il saggio, sia io che le altre scuole. Vi rendete conto, dopo tutte le spese affrontate, insomma, tutta l'organizzazione, perché voglio dire, mancano ormai 3 giorni. Pure per i ragazzi stessi, che ormai voglio dire è un impegno di un anno. Ma i commissari non stanno retrocedendo di un passo, eppure lamentano i manifestanti il motivo dell'inagibilità è solo il mancato accatastamento dei camerini, una mancanza che non ha permesso alla Triade di non dare il teatro in concessione ad altre associazioni. Purtroppo all'associazione di Lamezia viene detto di no, ad altri viene detto di sì. Tiziana Bagnato per la CNews 24.